Quotidianamente nel mio studio si presentano tantissime persone. La prima cosa che svolgo in ogni persona che apre la porta dentro nel mio studio è la valutazione posturale. Spesso e volentieri questa procedura viene omessa oppure viene tralasciata come un processo che è dovuto, ma invece la valutazione della postura è di fondamentale importanza e ha un ruolo principale per intraprendere qualsiasi tipo di trattamento. Svolgere una corretta valutazione posturale ci permette di entrare in contatto con diverse cose immediatamente. La prima cosa ci permette di capire con chi stiamo parlando, che tipo di postura abituale in comfort assume questa persona quando si presenta nel nostro studio e ci parla delle proprie problematiche. In secondo luogo, ci permette di fotografare e misurare la postura della persona, per cui misurare le curve, misurare gli spostamenti, misurare la lunghezza muscolare. In terza analisi ci permette di capire dov'è la problematica tale da far assumere una postura sbagliata. In questo caso ci permette di definire gli obiettivi a medio termine, a lungo termine e ci permette di capire quale deve essere il programma di rieducazione posturale che dobbiamo intraprendere. La valutazione della postura deve essere fatta immediatamente, già nel momento in cui la persona apre la porta ed entra nel nostro studio. Prima di addentrarci nei test posturali più specifici, per cui andare a valutare la funzione posturale attraverso un test di rotazione del capo, attraverso un test di flessione in avanti, attraverso un test degli ILOPSOAS, oppure successivamente andare a testare la funzione visiva, la bocca o il piede, prima di tutto questo la valutazione della postura deve essere visiva. Semplicemente questa analisi visiva, che potrebbe apparire banale, ci dà delle indicazioni importantissime per capire dove poi andare a ricercare la problematica. La prima analisi che dobbiamo prendere in considerazione è la visione d'insieme. Guardiamo la persona come si presenta. La domanda che mi devo porre è: questa persona sta in questa postura perché è in comfort. Il nostro sistema deve necessariamente organizzare una posizione di comfort. E la mia domanda deve essere: che cos'è che pone il sistema in questo comfort? Potrebbe essere che c'è un'alterazione da qualche parte tale da mettere in comfort la postura in questo atteggiamento e provocare un mal di schiena, una problematica. Il mal di schiena è un sintomo di una condizione di comfort, perché la postura ha bisogno di trovare queste curve, questa dinamica, perché sennò altrimenti starebbe appunto in discomfort e sarebbe intollerabile per il nostro sistema, un po' come il sassolino nella scarpa. Se ho un sassolino nella scarpa, il mio corpo si cerca una condizione di comfort verso quel sassolino, per cui sposterò le mie curve per eliminare questa informazione nociva e a fine giornata avrò il mal di schiena. Per cui la visione di insieme della postura di chi ci sta parlando, perché ci sta esponendo le sue problematiche, già è metà della valutazione posturale. La seconda informazione che dobbiamo ricavare dalla visione di insieme della postura è l'armonia tra le parti. Semplicemente guardiamo la postura della persona che abbiamo di fronte e andiamo a vedere se le parti anatomiche del corpo sono armoniche o meno. Per cui in prima istanza dividiamo semplicemente il corpo a metà e andiamo a vedere se lo sviluppo della parte superiore è armonico con lo sviluppo della parte inferiore. Sappiamo, le vediamo per strada, ci sono persone che sembra che appartengono a due tipologie posturali differenti. Sembrerebbe che la parte superiore del corpo appartenga a una persona, la parte inferiore del corpo appartenga a un'altra persona.
Per esempio, troviamo delle persone molto muscolose o anche con l'addome prominente, molto, molto grosse nella parte superiore, e poi hanno le gambe molto fine, o viceversa, persone che hanno una parte inferiore molto sviluppata rispetto alla parte superiore. Successivamente andremo a valutare se c'è una differenza armonica tra lo sviluppo della parte di destra e lo sviluppo della parte di sinistra. Anche qui, con questo, intuiamo tante cose. Perché? Perché il nostro corpo, la nostra postura, si organizza sempre in comfort, per cui predilige il movimento e la gestualità delle parti anatomiche che funzionano meglio. Per cui se una parte anatomica non si sviluppa, probabilmente quella parte anatomica è in disfunzione e il corpo non la predilige. Ancora andremo a valutare l'armonia delle parti di ogni distretto anatomico, per esempio lo sviluppo della testa, del viso con quello delle spalle, quello del torace con quello dell'addome, quello del bacino, dei glutei con quello delle cosce, dei piedi, le braccia con le gambe. Ci danno delle informazioni interessantissime e successivamente possiamo porre delle domande rispetto al fatto. Se per esempio troviamo delle gambe poco sviluppate, probabilmente sarà una persona che non ama molto camminare, eccetera, eccetera. Oppure in alcuni sportivi che praticano alcuni sport che prediligono lo sviluppo di alcune parti del corpo. Però lo sappiamo, lo chiediamo e ce lo appuntiamo, perché dal punto di vista posturale tutto questo è di fondamentale importanza ai fini della nostra analisi. La terza condizione che andremo a valutare attraverso la valutazione di insieme della postura è porci una domanda. Quanta energia consuma questa persona per stare in piedi? Perché sappiamo che la nostra postura si organizza sul pavimento per comfort e per risparmio energetico. Per cui la domanda che dobbiamo porci è: quanta energia spende? Ci sono delle persone che spendono tanta energia, persone che ne spendono molto poca. In questo caso andiamo a indagare il sistema neurovegetativo. Sappiamo che il sistema neurovegetativo si organizza per, diciamo, una condizione di attivazione che chiamiamo di tipo ortosimpatico, che di rilassamento, che chiamiamo parasimpatico. Delle persone si possono trovare in una fase di iper-ortosimpaticotonia, per cui una fase di iperattivazione ortosimpatica, o viceversa per una fase di iper-parasimpaticotonia, per cui un aumento della parte parasimpatica, per cui una iperattivazione della fase di rilassamento. Questa informazione è importantissima perché, per esempio, se lei si dovesse trovare in una condizione di iper-orto-simpatico-tonia, troveremo un ipertono generalizzato, per esempio. Troveremo una rigidità muscolare molto importante e sappiamo che questa è una persona che consuma molta energia. Avrà difficoltà a dormire, avrà difficoltà a riposarsi perché consuma più energia rispetto a quella che riesce ad accumulare nella fase di riposo. Viceversa, se è una persona che consuma poca energia, per cui si trova in una fase di iper-parasimpaticotonia, troveremo un ipotono generalizzato. È proprio tutto l'opposto. Sarà una persona che amerà tanto dormire, diciamo, una persona che non consumando tanta energia, sarà una persona che tenderà ad accumulare proprio tessuto adiposo, per cui i suoi grassi. Possiamo anche fare delle domande rispetto a questo, per cui se valutiamo che questa persona si trovi in una fase iperortosimpatica, possiamo andare a chiedere delle informazioni sulle qualità del sonno, dell'appetito. Spesso e volentieri il sistema digerente è lo specchio
di una fase di ortosimpaticotonica o di parasimpaticotonica. Sappiamo bene che durante la fase ortosimpatica il sistema digerente, diciamo, lavora poco, lavora di meno, perché il corpo deve essere pronto alla parte muscolare, il sangue viene dirottato verso i muscoli. Viceversa, durante la fase parasimpatica, il sangue dai muscoli viene dirottato verso il sistema digerente, per cui in una condizione di iperortosimpaticotonia troveremo una persona che ha molto a bruciore di stomaco, ha difficoltà digestive. Viceversa, in una fase di iperparasimpaticotonia troveremo una persona con un sistema digerente sviluppato, molto più sviluppato, per cui le persone che hanno un addome prominente ma hanno poco tessuto adiposo. Insomma, l'analisi energetica ci dà delle informazioni di fondamentale importanza che dobbiamo raccogliere e valutare in itinere durante il nostro trattamento se si modificano, se si modulano. L'ultima informazione che dobbiamo ricavare dalla visione d'insieme della postura è un dato comportamentale. È ovvio che questo tipo di valutazione è soggettiva, però è molto importante ricavarla perché ci dà la possibilità di capire dove possiamo arrivare. Il dato comportamentale che dobbiamo ricavare è chiederci: questa persona è in una condizione di apertura o di chiusura? Ci sono delle persone che si presentano proprio in apertura, hanno un torace in apertura, hanno un bacino in apertura, sono proprio propense alla relazione, sono anche persone che ci dicono tanto, che ci parlano tanto, anzi addirittura ci parlano anche di cose che non c'entrano con la problematica che dobbiamo noi trattare rispetto a quello che hanno bisogno della nostra mano, del nostro aiuto. Ci sono persone viceversa che hanno una dinamica di chiusura. Questa chiusura è una chiusura comportamentale che si manifesta nella sua postura, per cui sono anche persone restie, per cui quando facciamo delle domande non sempre riusciamo a ottenere le nostre risposte, ma dobbiamo andare a indagare nel profondo. Questa valutazione di dato comportamentale di apertura o di chiusura ci permette di capire dove possiamo arrivare. Perché probabilmente se è una persona che si pone in una condizione di apertura, sarà una persona che accetterà meglio il nostro trattamento e avrà dei risultati molto più veloci e molto più importanti. Mentre una persona che si pone in una condizione di chiusura probabilmente sarà un percorso terapeutico un po' più difficoltoso. È ovvio che è così, sembra quasi generalizzare, perché va valutato persona per persona, ma sono delle indicazioni che ci possono spianare la strada se intraprendere una o un'altra direzione. In sostanza, come avete visto in questo video, prima di procedere con una valutazione funzionale, con tutti i test di valutazione che conosciamo, queste valutazioni preliminari, attraverso soltanto i nostri occhi e due chiacchiere, ci permettono di capire molte cose. Poi, ovviamente, tutto questo andrà a essere confutato attraverso i test di valutazione. In ultima analisi, tutta questa valutazione d'insieme ci permette anche di discriminare quale dei test andare ad eseguire sul mio assistito, sulla mia assistita, perché fare tutta la batteria di 15-20 test della postura mi sembra eccessivo, soprattutto in prima seduta. Attraverso la valutazione d'insieme, per cui la valutazione d'insieme, l'armonia delle parti, la richiesta energetica e l'atteggiamento di apertura e di chiusura, ci permette di selezionare quei 4-5 test che ci permetteranno di avvalorare l'idea che ci siamo fatti